Sai che la violenza può esprimersi in tante forme diverse? Se vieni pedinata e subisci appostamenti, probabilmente sei vittima di stalking. Fai attenzione, puoi esserlo anche se ti tempesta di regali e di dediche indesiderate, se le sue attenzioni stanno diventando eccessive e ti mettono ansia, se ti costringono a cambiare le tue abitudini di vita o ti senti in pericolo. Se vivi una relazione in cui subisci offese e umiliazioni, probabilmente sei vittima di maltrattamenti. Fai attenzione, puoi esserlo anche se non ti dà la possibilità di esprimerti, se ti impedisce di sentire i tuoi amici. Se controlla spesso il tuo cellulare, se ti priva delle risorse economiche necessarie a salvaguardare la tua indipendenza e la tua dignità. Non sottovalutare queste situazioni, parlane con qualcuno, chiama il 1522 e confidati con un'operatrice. Rivolgiti al 112 per richiedere un intervento in emergenza, vai alla stazione dei carabinieri più vicina per presentare denuncia.